Chiauci, che non si è arresa in passato allo spopolamento, a maggior ragione non vuole arrendersi oggi alla pandemia. E così, come simbolo di speranza per l'intera comunità, ieri sera è stato illuminato sul sagrato della chiesa Madonna del Santissimo Rosario un albero di Natale molto particolare. Ma diciamo che quest'anno il significato è molto ridotto sotto l'aspetto dei festeggiamenti. È chiaro che la ricorrenza del Santo Natale esprime quella che è la nostra, il nostro legame comunitario e con la Chiesa stessa. È una tradizione che va rispettata, anche se quest'anno purtroppo l'epidemia ci ha trasformati e dobbiamo ridurre drasticamente i festeggiamenti. E quindi anche lo stare insieme diventa molto molto più difficile. Giovani e meno giovani hanno assistito all'accensione dell'albero in questo Natale particolare, certamente diverso per tutte le famiglie, ma non per questo meno sentito. Abbiamo pensato a questa iniziativa, visto che quest'anno è stato molto difficile e quindi volevamo regalare alla cittadinanza un bel dono. E abbiamo pensato a quest'albero appunto da donare, come simbolo di speranza e di pronta ripresa del comune di Chiauci, perché abbiamo potuto organizzare pochissime cose, visto tutte le direttive giuste delle restrizioni anti-Covid, e quindi era l'unica cosa che potevamo regalare alla popolazione. Al termine della Santa Messa, il parroco Don Francesco Corazzari ha benedetto l'imponente ed elegante struttura che nasce dalla mente e dalle mani di Giuseppe Colabuono, artista di fama internazionale, il quale, dopo una vita spesa a Roma, ha deciso di rientrare definitivamente a Chiauci per riappropriarsi della propria esistenza. Una struttura importante che è realizzata in metallo e poi dopo è rivestito con questo materiale che praticamente se ci possono applicare sopra qualsiasi cosa, insomma. Questo è un PVC espanso molto, molto. Poi c'è stato un evento, questi ragazzi che hanno fatto questo lavoro sono stati veramente, si sono applicati proprio in maniera incredibile, perché hanno raccolto la bellezza di 7.000 pigne, sono state trattate, verniciate e incollate su questi pannelli. Poi il maltempo le ha praticamente distaccate perché si sono chiuse le pigne. Queste le pigne è un legno vivo. Chiudendosi hanno praticamente distaccato la loro superficie dalla struttura. E questa mattina abbiamo tolto tutto e l'abbiamo ripristinato così come era il vecchio progetto. Quest'anno sarà un Natale diverso per Chiauci. Il paese, che di solito in questi giorni inizia a ripopolarsi, dovrà fare a meno di molti chiaucesi, che a causa delle disposizioni governative non faranno ritorno in Molise. Ciò nonostante, la comunità laboriosamente prova a sopravvivere in attesa di tempi migliori. Sì, diciamo, la realizzazione di quest'albero è legata proprio a questo. Non potendo, diciamo, organizzare altre attività, abbiamo pensato di creare questo albero come simbolo del Natale, di una unione comunque presente nella comunità, anche se dovremo vivere questo Natale distanti, ecco. Cerchiamo di stare vicini in questo modo.